Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTV Mag. Oggi mi trovo in Romagna, più precisamente nella zona fra Bagno di Romagna e Premil Cuore. È una zona che da noi al nord in realtà non è molto conosciuta. L'ho scoperta grazie a un amico ancora tantissimi anni fa e da quella volta cerco di tornarci almeno una volta all'anno perché veramente qui i trail, almeno gusti miei personali, sono veramente molto belli, sono molto particolari, sono tutti dei trail molto guidati, non perdono subito dislivello, quindi c'è molta percorrenza, sono veramente qualcosa di unico e non hanno nulla da invidiare a zone molto più blasonate. Purtroppo col meteo in questi giorni non siamo stati molto fortunati, ma sempre meglio che rimanere su al nord a prendere freddo e neve. Direi di iniziare questo video con qualche sentiero a Bagno di Romagna per poi spostarci qui a Premil Cuore, dove appunto oggi purtroppo c'è molto vento e dai, speriamo che ne esca comunque qualcosa di bello da vedere. Let's go! Tu soffri i primi caldi, eh? Eccoci qua ragazzi, prima salita quasi conclusa, ci sarà da salire ancora un po' per raggiungere la cima del Monte Piano e da lì inizierà il Carabina Trail. Sentiero nuovo anche per me perché di solito qui a Bagno di Romagna andavo sempre a farmi il Frana Trail di cui sono innamorato, però oggi ho voluto cambiare, insomma provare qualcosa di diverso, ma non avrò dubbi che sarà altrettanto spettacolare. I sentieri qui sono tutti magnifici, quindi andiamo a scoprirlo insieme. Si parte ragazzi! Mi ero fatto talmente prendere della foga del sentiero che ho cannato la deviazione. A un certo punto bisogna svoltare a destra e non è molto visibile. Mamma! Wow! Madonna! Abbiamo appena fatto 100 metri e già penso possiate capire perché adoro questi sentieri. Ripida questa parte, molto molto bella. C'è il sentiero che è un po' umido e non è semplice. Marion ha qualche difficoltà. Madonna che passaggio. Guardate che creste, tutto il trail, la crestina della montagna, ma una zona molto particolare e molto molto bella. Guardate che spettacolo ragazzi. Thank you.
particolarità di questi sentieri è proprio che alternano pezzi liquidi a pezzi più pianeggianti, dove far correre la bici in questo modo non si mangia tutto il dislivello in un colpo solo. Infatti anche qua c'è un rilancino, si riguadagna un po' di quota. Sono trail da 500-600 metri di dislivello negativi, ma che durano come un trail da 1000-1500. Mamma mia, che roba, ragazzi! Carabina trail finito, un punto in più perché finisce proprio perché c'è un agriturismo dove noi non ci potremo fare. Mi sa che oggi facciamo un po' fatica. Taralli e mortadella, non ci va proprio male, dai. E si torna a pedalare per concludere la seconda parte del giro. Salita finita, ragazzi, e arrivati all'ultimo trail di giornata. In realtà avrei voluto concludere il video e il giro facendovi vedere lo Zucchero Dante, che è uno dei sentieri forse più famosi e più panoramici qui della zona di Bagno di Romagna, ma come potete vedere il tempo è molto grigio, è molto nuvoloso, c'è poca visibilità e non avrebbe veramente senso farvelo vedere con queste condizioni, e quindi sarà per un'altra volta. Oggi scenderemo per Fosso Becca. Si parte per la nostra discesa di giornata, quella finale, un bel Fosso Becca. Wow, che roba, ragazzi, che trail spettacolari. Non male neanche sto sentierino comunque, ragazzi, bella conclusione. Mamma mia, ragazzi, questi sentieri qua sono dei natural che sembrano artificiali. Oh, sezione croccante. Qua di qua, qualche passaggino interessante ce l'abbiamo anche qua comunque, da fare in velocità, però mamma mia, dato che se qua uno è local vola su questi sentieri, sono talmente tante linee, tanti anticipi da fare, tipo qua. Ok, questo l'ho sbagliato.
Che sentieri, ragazzi, veramente molto particolari, molto belli. Oh, mamma mia, lì la Tacky Chan mi ha salvato. Primo giro con le Tacky Chan e devo dire che specialmente su questi terreni che sono un po' più compatti rispetto ai miei, si sono comportate veramente bene. Abbiamo trovato la nuova bici di Mary. Notare la capienza della bottiglia. Mi sa che è quella che ti ha colpito. Più di tutto, anche la sella è abbastanza. E come ogni buon giro in bici che si rispetta, si finisce con l'aperitivo. Salviamo l'attività sul training camp. Non scherzano qui con le dosi in Romagna. Abbondanti. Cioè, è una damigiana di rosso, non di chiedo. La parte più importante della giornata. Recuperare l'uovo di Pasqua. Allora Mary, cosa dici di questo risvolto inaspettato di fine giornata? Hai detto bene, davvero inaspettato, non mi è mai capitato che qualcuno mi offrisse per strada un bel caldo. E noi spudoratamente ne abbiamo parlato. Dove avevamo parcheggiato il furgone, alla fine è uscito fuori un signore che gentilmente ci ha visti e non lo so, forse abbiamo fatto pietà. Comunque ci ha offerto una doccia calda a casa sua. Dicendoci so com'è, venite. Probabilmente anche lui è un van lifer, chiamiamolo così, allora un po' capito la situazione ed è stato veramente super gentile. Giro a Bagno di Romagna finito, mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere Zucchero Dante perché meritava tanto, ma vabbè dai, sarà per una prossima volta. Con quel meteo lì era veramente uno spreco, non ne sarebbe valso la pena. Ma cosa più importante, siamo usciti vivi da quella doccia lì, non siamo stati sequestrati e uccisi, squartati, tagliati a pezzi e seppelliti in un bosco, quindi un lato positivo a quella giornata lì c'è stato, dai. A parte gli scherzi, adesso ci siamo trasferiti al Premi il Cuore. Già ieri ho fatto un bellissimo giro sopra questi monti qua, siamo andati a fare il Trail Università, che è uno dei miei preferiti della zona. Vi ho fatto vedere qualche breve clip nell'introduzione. Ieri me la sono goduta senza preoccuparmi di fare tanti video, ma oggi voglio portarvi a fare un giro che forse è quello più iconico di Premi il Cuore, quindi rimanete sempre sintonizzati e andiamo a raidare. Yeah.